Sì, io ho esaudito un tuo desiderio È di qualche vero. settimana fa, dove si è parlato di censura, si è parlato ancora nel 2021, che esista una commissione in seno al Ministero che possa andare a valutare, i film e che possa mettere uno sbarramento e quel famoso vietato ai minori di. Sì, che poi si applica fondamentalmente soltanto nei cinema, perché poi a casa Esattamente. sappiamo che attraverso le piattaforme, attraverso il web, pure i bambini purtroppo spesso e volentieri hanno accesso a materiale assolutamente non indicato Esatto. a Come quell'età. sai bene, Eliana, io sto sempre sul pezzo, per cui mi sono messo in contatto con l'ufficio stampa del film La Scuola Cattolica, Manuela Cavallari, che voglio ringraziare, fanno un lavoro strepitoso i press agent, e mi ha dato immediatamente il contatto del regista, che è Stefano Mordini, autore e sceneggiatore. Eccolo, ti chiediamo Buongiorno scusa Stefano, per l'attesa. scusaci. Siamo c'è problema. mortificati, Possiamo davvero. dire che è No, colpa di Lucia Sardo? è Non ti... colpa di Lucia Sardo. Ciao, è un piacere conoscerti, Stefano. Davvero. In questi giorni è in sala il tuo film. Appunto, ci piace molto, in Open Day Cinema parlare anche di questa decisione presa dalla commissione per la classificazione delle opere cinematografiche. Io ho seguito un po' di interviste tue, ma volevo sentire un po' la tua voce, subito dopo, E appunto. lo facciamo subito perché in questo momento siamo in diretta streaming sulla pagina Facebook di Radio In, mentre alla radio c'è la musica, quindi entriamo anche in FM, ripresentiamo per chi Esatto. ascolta magari in macchina in questo momento con la radio accesa, soltanto le nostre voci senza vederci, ed è lì che avremo modo appunto di dare la parola a Stefano Mordini. Mai o mai, dopo Camila Cabello, torniamo qua in diretta su Radio In Open Day Cinema e diamo ufficialmente il benvenuto a Stefano Mordini, regista della Scuola Cattolica in questo momento nelle sale in Italia. Ben arrivato su Radio In. Piacere, buongiorno, grazie dell'invito. Benvenuto Stefano, e ovviamente per noi è un grande piacere, poter parlare di questa tua opera, che parte da un fatto di cronaca, che è appunto il delitto del Circeo. Io ti ho seguito, Stefano, in molte interviste, per cui ho preso molti spunti, da affrontare un po' con te. Intanto, parto appunto dalla notizia che è un po' ci ha creato veramente dei malesseri, che è questa censura al film. Questo vietarlo ai minori di 18 anni. Sì, lì evidentemente il film, che peraltro non parte da un fatto di cronaca, parte dal libro di Sì, Albinati, perché certo. il film non è un film sul delitto del Circeo, è sulla Scuola Cattolica che Ok. include in quell'anno, nel 75, anche il delitto del Circeo. Quindi entra in un fatto di cronaca, insomma, in realtà, però è una storia praticamente vera, quella di Albinati, che è un po' il racconto della sua adolescenza, del 75. Sulla censura, devo fare alcune considerazioni rispetto alla differenza tra il cinema e la TV. È vero che non è vietato in casa, ma è giusto perché siamo nell'area privata, cioè i genitori devono occuparsi dei figli e capire, informarsi, mentre invece il posto pubblico, che fortunatamente il cinema è la sala di condivisione tra persone che non si conoscono, per cui nessuna responsabilità verso l'altro, è giusto che si tuteli. Ora, poi parliamo di che cosa significa la censura, però secondo me questa no, non è giusto accomunare, secondo me, questo discorso che al cinema la censura c'è e a casa no. Perché in realtà poi anche la RAI, come dire, non una vera censura, ma in realtà una scelta di cosa può andare in prime time o meno la fa. Cioè, parlo della TV Sì, ovviamente nazionale, non privata. sono d'accordo. Assolutamente. Però sta di fatto che la domanda è: quando il regista, quando hai lavorato questo film, hai pensato che potesse accadere una cosa del genere? Cioè la domanda è arrivato a sorpresa, ve l'aspettavate, pensavate magari perché diciamo, esistono anche varie fasce, non per forza vietato i 18, poteva essere vietato i minori di 14, insomma, ci sono tante dinamiche. Realmente c'è qualcosa per cui un adolescente da questo film deve essere tenuto lontano, piuttosto che guidato invece potrebbe capire alcune cose, studiare anche determinati fenomeni?
No, nel fatto specifico del mio film, io ho pensato proprio di fare in modo che questo film dovesse essere visto ai ragazzi da 16 anni, insomma, tanto che chi l'ha visto può dirlo. Sono stato attento, non solo per un motivo di linguaggio, ma in tutta la parte proprio del Circeo e della Villa, tutta la violenza è fuori campo, cioè si sente, ma non si vede in realtà tutto quello che è violenza espressa, ovviamente, poi quella Certo. violenza lì c'è cioè, ed è come, ed è vista, ma tutto ciò che succede fuori campo. E questo per proteggere soprattutto le vittime, per non spettacolarizzare sulla violenza, ma anche per poter dare ai ragazzi la possibilità di vivere un'esperienza, perché il cinema è esperienza, soprattutto in sala, insomma. Senza necessariamente vederla, ma sentirla, cioè provarla. E questo per me era importante, era un monito. Anche i ragazzi, gli assassini, sono volutamente ragazzi belli, perché voglio dire, non è che per forza bisogna essere brutti e cattivi. E la luce che accompagna tutto quel racconto lì nella villa, che improvvisamente si sospende nel tempo, anche il tempo diventa lisergico, perché nel dolore non c'è più la connessione col tempo. Era un modo per far vivere un'esperienza al cinema, sperando che non la debbano fare nella vita. Questo. Stefano, l'ufficio stampa mi ha mandato un press kit con diverse foto. Io ho scelto quella dove tu sei dietro la macchina da presa, da mettere appunto nella locandina che strillava la puntata di oggi. Mi ha molto colpito una tua dichiarazione. In fase di ripresa ho cercato di seguire con cura i protagonisti. Ho ascoltato più che guardato ciò che riprendevo. Questo mi ha colpito molto, tecnicamente. Ma io sto molto sul set, nel senso poche volte sto dietro il monitor, sto anche in macchina spesso e volentieri, però se parliamo in questo caso, quella era una dichiarazione legata proprio alla villa del Circeo, Sì. perché lì c'era un confronto prima di tutto con la violenza e va sempre ricordato ai ragazzi che interpretano che non è la verità. Chiaro, perché stiamo facendo un film, per cui è importante trasferire quell'esperienza a un livello alto, no? Perché non essendo esattamente la verità, ovviamente perché ricreiamo, però Jean-Luc Comolli diceva, se non sbaglio, in Vedere e Potere, attenzione perché ogni ciak non è mai uguale all'altro, semplicemente perché ogni ciak è un atto di vita, che Però non si ripete mai allo stesso modo. E allora dico ai ragazzi, abbiamo un atto di vita da compiere. E quell'atto di vita che stavamo compiendo era particolarmente doloroso. E quindi sono stato con loro, cioè, meno con la macchina da presa, sempre a fianco, un pochino più alta macchina. Per questo motivo e anche perché in questa parte del film i corpi, la nudità, era parte del racconto e quindi bisognava omaggiarli quei corpi ed essere anche col proprio corpo lì. infatti, ti piace definirlo un film collettivo? Lo è sinceramente perché dentro, anche durante la prima parte del film, si sentiva, e questo in realtà poi si è realizzato, le cose fatte onestamente poi. Come dire, poi esprimono completamente la loro natura. Sentivamo di avere una responsabilità facendo questo film, non sempre succede, insomma. E quindi eravamo tutti insieme sin dall'inizio. È vero, tra l'altro, anche in questa visione che voleva avere anche uno scopo un po' educativo, dicevamo, no? Prima che arrivasse la censura, raccontare questo mondo, questo sistema in un'epoca completamente diversa, raccontare questo 1975 a chi sta vivendo un periodo storico così bizzarro come il 2020, il 2021 e tutto quello che abbiamo e che stiamo vivendo intorno a noi adesso. Cosa significa? Che cosa vuol dire oggi per un giovane sopra i 18 anni, visto che sotto non lo può vedere in teoria, cosa può significare per loro essere catapultati in quella realtà lì? Da co cosa ne può acquisire? No, allora, ci tengo a dire una cosa, secondo me il cinema non deve insegnare, ripeto, deve Ok. far fare esperienza, perché secondo me la fase di didattica spetta Certo. all'università, insomma, allo studio. Il
Il cinema deve divertire, a volte far pensare, a volte indagare, però non ha questa responsabilità. Fortunatamente è ancora uno spettacolo. Poi ci sono spettacoli che fanno riflettere, altri meno. Questo è quello ci tengo perché io non ho mai fatto un film per insegnare nulla a nessuno. D'altra parte invece io credo, l'ho detto in un altro frangente, poi ci ho ripensato, ho detto sì, è vero, forse è vero, mi era venuto di getto, però credo che in realtà ci siano dei momenti in cui, di crisi, no? Di identità in qualche modo, in cui il maschio generalmente ha paura. In quell'anno, il 75, in realtà, non so, era il secondo, se non sbaglio, il secondo governo Moro, il compromesso storico, il terrorismo, cioè c'era qualcosa, molta c'era molta ideologia nella società, ma molta violenza e molta confusione. Oggi, dopo la pandemia e dopo, siamo di nuovo spaventati. Allora, in effetti, vengono fuori alcuni estremi, no? Si comincia a riparlare di fascismo, eccetera. Cioè, Ci sono tutto il dei discorso parallelismi che dell'economia. potrebbero venire fuori. Beh, la violenza sulle donne, cioè uguale, capito? Come allora che erano considerate oggetti o comunque pezzi di carne, anche oggi vediamo insomma che l'uomo si esprime nello stesso modo, per cui ci sono dei parallelismi. Non a caso oggi arriviamo con questo film. E vorrei dire che in realtà allora le due ragazze, con la morte della Lopez, purtroppo ci abbiamo messo 20 anni, il reato passa da morale alla persona, no? Oggi, a tanti anni di distanza, questo film è censurato. Allora, pensavo l'altro giorno, queste due ragazze, no? Nel loro sacrificio hanno sempre contribuito a fare in modo che la società si chiedesse delle cose e le risolvesse. Pazzesco, hanno un ruolo, loro malgrado, straordinario. Hanno fatto cambiare delle cose. Oggi anche col film, stranamente, la censura è un fatto di tutti, non è solo Sì. del film. È una discussione aperta su cosa vogliamo mostrare o non mostrare, o che domande dobbiamo farci di fronte a un film che sta facendo vedere delle cose. È vero, sono passati veramente tantissimi anni, ma rimane comunque una pietra miliare della storia Assolutamente. del nostro paese, con tutto ciò che ne è conseguito in termini appunto di leggi, in termini poi di comunicazione. Ora stiamo parlando, cioè, c'è veramente un mondo che si apre e fare queste riflessioni anche sull'aspetto della violenza, su queste ricorrenze storiche, no? Che a distanza di 40 anni si Sono ancora ripresentano. attuali, è una rilettura storica, sì. Fa veramente impressione. Sicuramente quello che noi ci teniamo a dire, che comunque siamo rimasti colpiti in maniera negativa dalla scelta comunque di questa censura così decisa, così forte, così netta relativamente appunto alla scuola cattolica, a maggior ragione, visto. Come? Così mal motivata, Così esatto. mai Le motivata, esatto. motivazioni della censura sono peggio che la censura, È vero, è perché vero. Condivido. ci si aspetta dai censori o almeno chi ti controlla una precisione, almeno quella. Quindi questo. Vediamo il Quindi quello che trailer, possiamo Daniele. fare noi è appunto condividere questa informazione Assolutamente. e poter fare girare quello che riguarda tutte le informazioni che riguardano la scuola cattolica attraverso altri strumenti, quale può essere questo nostro spazio qui alla radio. Noi ringraziamo infinitamente per aver partecipato a questo spazio di Open Day il regista del film che in questo momento è in sala e quindi capiamo quanto anche sia difficile trovare lo spazio per potersi dedicare a questo. Abbiamo la pausa pubblicitaria, ma al nostro ritorno mostreremo attraverso il nostro canale sulla pagina Facebook, attraverso il nostro canale streaming, anche il trailer della scuola cattolica. Grazie ancora. Spazio adesso alla pubblicità qui su Radio In. Grazie Stefano. Allora, l'abbiamo promesso, stavamo parlando della scuola cattolica, abbiamo detto che C'è un film in sala, sì. al cinema in questo momento ricordiamo capienza al 100% nelle sale, quindi. Piove sempre a Palermo, andiamo al cinema, andiamo a teatro, andiamo proprio a riprenderci questi spazi di intrattenimento e di cultura. Poco fa ho sbagliato, ho utilizzato quando parlavamo con Mordini la parola insegnare. In realtà volevo dire educare, no? Proprio tirare fuori tutto quello che c'è anche di Ma sai che io emotività, di non riflessioni. sono pienamente d'accordo con lui su questa affermazione. Io penso che il Ok. cinema insegni tanto. Ok.
non a Cioè, ma non caso in si maniera utilizzano didattica, molte, ti insegni in termini di esatto, esperienza di vita. pedagogica, più Esatto. è Cioè, pedagogico sono più. delle esperienze anche di vita altrui Esatto. che prendi in qualche modo nella tua e da cui puoi trarre in qualche modo Esattamente, insegnamento. esattamente. Diciamo, interpretate in questo, la possiamo interpretare in Sì. questo modo per essere più precisi. Mentre c'è questo brano alla radio, noi ne approfittiamo, guardiamo insieme il trailer della Scuola Cattolica. Non saprei dire quando tutto è iniziato. Eppure quello che era successo riguardava tutti noi. La nostra educazione, il nostro quartiere, la nostra scuola. Bisognava provare continuamente di essere veri uomini. E una volta dimostrato, ricominciare da zero per dimostrarlo una volta ancora. Per subire il male, non ti permette mai più! Ci sarà pur bisogno di qualcuno che lo commetta. E se davvero tu vuoi vivere una vita luminosa e più fragrante, cancella col coraggio quella supplica dagli occhi. Ciao. Ciao. E Carlo? Se vogliamo possiamo raggiungerlo alla sua villa. Quale villa? Ancora un corpo su.